Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per esservi collegati. Il titolo del webinar di oggi è Buone pratiche cliniche, raccomandazioni per la gestione del paziente con lesioni da pressione del tallone. Interverranno il dottor Battistino Paggi, infermiere, perfezionamento in One Care, consulente studio infermieristico biellese, referente IUMA per ISLEC. La dottoressa Agata Russo, coordinatore infermieristico, responsabile rete aziendale One Care, Città della Salute di Torino, delegato regionale ISLEC Piemonte. La dottoressa Laura Stefanon, responsabile piattaforma assistenziale, cura per la salute della persona e della comunità, azienda sanitaria Friuli Occidentale Pordenone, presidente ISLEC. Eventuali domande ai relatori possono essere inserite nell'apposita sezione del vostro pannello e riceveranno risposta in diretta oppure successivamente via email. Cedo ora la parola alla dottoressa Stefanon. Buonasera e benvenuti a tutti voi. Un ringraziamento per essere presenti in modo virtuale così numerosi a questo webinar. Un webinar che ci dà, dopo la pausa estiva, l'occasione e l'opportunità di illustrare il progetto della Consensus realizzata da ISLEC sulla valutazione e trattamento delle lesioni da pressione al tallone, che è stata recentemente pubblicata sulla sezione delle buone pratiche dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi un documento a valenza nazionale rispetto all'indirizzo delle buone pratiche. Ricordo anche che precedentemente, qualche mese fa, è stata anche pubblicata in una prestigiosa rivista americana, Advances in Wound Care, di cui come società scientifica abbiamo anche garantito l'open access, quindi la scaricabilità gratuita. Ora abbiamo una delle opportunità attraverso questo webinar di illustrare a un ampio pubblico interessato, anche oltre alla parte metodologica attuata, che ci ha permesso di raggiungere questo risultato, anche di soffermarci sulle raccomandazioni prodotte e le indicazioni di suggerimenti per migliorare la pratica clinica. Ed è per questo un ringraziamento particolare per la vicinanza e per la collaborazione ai colleghi Battistino Paggi e Agata Russo, che dopo di me, a cui fra pochi minuti, passerò la parola e affronteranno nello specifico la parte di pratica clinica. Colgo l'occasione già all'apertura di ricordare che il 19 di ottobre ci sarà anche un altro webinar sul tema dell'assistenza domiciliare, in cui ci permetterà di fare un confronto su quello che sono i modelli organizzativi e le peculiarità di ognuno, e in particolare per la gestione del paziente con lesioni cutanee. Quindi ora procederei ad illustrare la parte della Consensus, quale strumento scelto per implementare le buone pratiche e perché tale scelta. Allora, il progetto di ISLEC riguarda il tallone che è frequentemente sede di lesioni da pressione con importanti conseguenze sugli outcome clinici come la mortalità. Tuttavia, le evidenze ad oggi disponibili sono molto scarse e di bassa qualità, così come le linee guida per la pratica clinica. E per questi motivi, all'inizio del 2017, ITLEC ha dato avvio e realizzato questo progetto, quindi per creare le raccomandazioni basate sull'integrazione delle evidenze scientifiche disponibili e del parere degli esperti sulla valutazione e trattamento delle lesioni da pressione al tallone, per supportare i clinici nel processo decisionale e per migliorare l'appropriatezza delle cure e portare ad un'eventuale riduzione dei costi associati. Prima di procedere con questa relazione è doveroso e importante ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e permesso di realizzare questo lungo lavoro, e quindi gli autori, i componenti dell'avvisory panel, gli esperti del pannello e la giuria, che come vedete sono circa 40 professionisti italiani e stranieri. Quindi, dalle buone pratiche cliniche, quali strumenti e perché? Allora, questa è stata una scelta che contraddistingue la società scientifica ISLEC da sempre, quindi la scelta strategica di promuovere il valore e i valori della scienza nella formazione dei professionisti e come guida alla decisione clinica ed organizzativa.
portando sempre con sé i valori fondamentali del rigore metodologico, dell'indipendenza, della trasparenza, della multiprofessionalità che molto è implicita e insita nel mondo del wound care, la regola del dubbio, il rispetto dei valori, dei portatori di valori, quindi i pazienti, la comunità e i professionisti. Quali strumenti di solito sono doverosi portare avanti? La promozione di strumenti per migliorare la qualità professionale ed organizzativa fondati sull'integrazione tra evidenze ed esperienza e pratica clinica. Quindi documenti di consenso, le linee guida, così molto nominate in questi ultimi 2 anni, lo sviluppo della ricerca primaria, l'aderenza all'evidence dei percorsi formativi. Perché questi strumenti? Perché sono potenti strumenti per assistere la decisione clinica integrando esperienze e prove scientifiche e perché sono strumenti che implicitamente ci portano ad avere la multiprofessionalità che si adattano bene, come dicevo, al contesto del wound care. Due parole sulle conferenze di consenso, che sono degli strumenti disponibili per raggiungere, però attraverso un processo formale, un accordo tra diverse figure su questioni sanitarie particolarmente controverse e complesse, favorendo attraverso questo lavoro di processo formale di confronto la scelta di orientamenti il più possibile uniformi nella pratica clinica, nell'ottica di fornire ai pazienti la migliore qualità di cura in rapporto a quanto sono le risorse disponibili. Vediamo che ci sono due modalità per sviluppare il consenso, le iniziative di consenso. Abbiamo le iniziative formali e le iniziative informali. AIESLEC ha adottato il processo della consensus conference formale, quindi l'attuazione di un confronto sistematico con i risultati della ricerca, con l'obiettivo di verificare le aree dove vi è sufficiente consenso tra gli esperti, attraverso un processo metodologico che rispetta delle fasi precise, nella quale si rende esplicite tutto quello che va nella discussione. Dell'incomprensione dei conflitti e anche degli interessi. La caratteristica delle iniziative informali di consenso, conference informali, che comunque producono dei documenti di indirizzo della pratica, è una discussione collegiale tra un panel di esperti, in genere sempre multidisciplinare e multiprofessionale, condotto al fine di confrontare le opinioni e mediare tra visioni diverse. Il manuale metodologico che è stato seguito è quello anche nazionale dell'organizzare una conferenza di consenso con il metodo GRADE. Questa parte vuole solo evidenziare come le consensus conference formali rispetto alle linee guida di pratica clinica, le linee guida, quando sono basate sulle evidenze, portano in sé il processo del confronto formale. Quindi l'IBM cerca di individuare la migliore informazione per guidare le scelte cliniche. Se la ricerca e la valutazione delle evidenze è fatta con metodo corretto, allora una linea guida è evidence-based anche in una situazione caratterizzata da scarsità di prove. E come detto inizialmente, il tema delle lesioni da pressione al tallone diciamo, ha la caratteristica di avere poche evidenze e che necessita di ulteriore verifica e studi. Quindi in realtà è proprio la differenza tra ciò che andiamo a definire consenso e linee guida quando ci sono delle basse evidenze. Quindi fare una distinzione tra le linee guida basate sull'evidenza e quelle basate sul consenso è fuorviante perché entrambe richiedono consenso. Le differenze tra quelle della medicina basata e non basata sull'evidenza è che la prima richiede che i giudizi siano coerenti con le sottostanti. Quindi perché una consensus formale, abbiamo appena detto, è indicata per individuare e guidare le scelte operative nelle aree caratterizzate da scarsa disponibilità di studi clinici di qualità. Da qui la scelta del tema delle lesioni da debito al tallone ci porta al fatto che le principali risorse per gestirla sono la conoscenza dei meccanismi fisiopatologici alla base delle lesioni e l'esperienza clinica. Come è stata realizzata la consensus di AISLEC? 30 mesi di lavoro, decine di professionisti italiani da tre professioni e di sei specialità, 16 giurati provenienti da 6 paesi. Quindi è stato un lavoro molto importante per partorire un topolino. No, è una cosa molto importante, però di sé parla del tema delle lesioni di pressione al tallone. E le aree comuni della load evidence
parlano proprio sulle lesioni del tallone, sulle condizioni complesse o mal definite, sui territori di confine tra professionisti e specialità, sulle condizioni che richiedono un approccio diagnostico e terapeutico multifattoriale, dall'assenza di terapie a strumenti diagnostici appositamente studiati e condizioni intrinsecamente difficili da studiare per varietà, variabilità, assenza di strumenti. Questi sono gli elementi che portano a lavorare su una consensus formale. Solo per raffigurare questo planning è tutto ciò che è stato eseguito e portato avanti per organizzare la consensus ed è stato seguito questo schema dal comitato scientifico del gruppo. Quindi è stato creato il comitato scientifico composto da quei professionisti di prima e sono stati creati i quesiti per area, quindi che trovate nel sestino delle raccomandazioni che abbiamo pubblicato la sintesi, quindi le varie aree e i quesiti riportati sulle diverse aree. E tutto il processo è stato formulato attraverso questo processo di lavoro nella quale il gruppo, il comitato scientifico, la giuria e il pannello degli esperti si sono confrontati portando avanti tutta la parte metodologica, quindi creando l'evidenza delle tabella delle evidenze rispetto agli articoli, rispetto alla ricerca bibliografica e quindi poi alla stesura delle raccomandazioni. Sulla base dei quesiti e delle evidenze raccolte, il comitato promotore ha prodotto una serie preliminare di raccomandazioni e di statement. La differenza tra statement e raccomandazioni è che lo statement è l'affermazione che ha l'obiettivo di costituire una presa di posizione rispetto a un problema, la raccomandazione è la strutturazione e il suggerimento per la pratica clinica che segue una determinata struttura e metodologia delle 6 V, così chiamata, no? A chi, per chi, quando, dove, in quale setting, quale intervento e con quali esiti previsti. E così tutte le raccomandazioni che trovate nel documento sono state costruite con questa modalità. Il testo deve essere ovviamente il più possibile chiaro, univoco e sintetico, e su questo il gruppo multidisciplinare si è incontrato, ha lavorato e si è confrontato, raggiungendo il risultato che abbiamo realizzato. Quindi la ricetta per una buona raccomandazione è racchiusa in questa tabella, in questo specchietto. E, ripetendo appunto l'importanza del linguaggio chiaro, dell'intervento di riferimento e delle caratteristiche del paziente. Questa modalità migliora sia la comprensione che il ricordo delle informazioni in un mondo dove ci sono sempre molte indicazioni molti punti di vista anche rispetto alla pratica clinica. È stato poi eseguito il processo di votazione della giuria e l'attribuzione della forza delle raccomandazioni da una giuria proveniente da 6 paesi, quindi podologi, chirurghi plastici, specializzati in pediatria, infermieri pediatrici, chirurghi plastici, infermieri specialisti in wound care, infettivologi, professori di inerzia immunologico, medici specializzati nel trattamento del piede diabetico. Brevemente l'esempio della scheda per la votazione che è stata inviata ad ognuno riporta questi campi dove ognuno doveva effettuare e barrare la votazione e il gruppo del comitato scientifico ha interpretato e sistematizzato tutto il voto seguendo questo schema. Le raccomandazioni che trovate nel documento sono gli interventi fortemente raccomandati oppure gli interventi debolmente raccomandati, sulla quale poi i colleghi si soffermeranno. E questo è le raccomandazioni, il sestino che è pubblicato nel sito che è scaricabile e che dà una sintesi di quello che sono le raccomandazioni di buona pratica. L'implementazione è la fase successiva di qualsiasi documento di consenso, ma anche delle linee guida, sulla quale comunque a livello internazionale è difficile sempre proseguire e sulla quale come ISLEC lanciamo un sasso dicendo su quali problemi clinici, su quali raccomandazioni potremmo in realtà per la pratica clinica lavorare e produrre delle implementazioni per rafforzare alcune raccomandazioni. Con questo io cedo la parola al dottor Battistino Paggi per la sua parte e vi ringrazio. Bene, in attesa di avere la disponibilità delle diapositive, eccola, passiamo subito ad un saluto. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio per l'opportunità che mi è stata data
Certamente diventa più semplice il mio compito, che è quello di in qualche modo ripercorrere, anche se attraverso un percorso molto più sintetico, quello che è stato fatto. Avete visto comunque che i tempi di realizzazione del documento di buona pratica clinica sulla gestione del paziente con lesioni del tallone ha visto un arco temporale importante e ha interessato certamente molti colleghi, molti professionisti che magari oggi stesso ci stanno guardando e quindi rivivono con noi quello che è stato tutto il percorso. Ringrazio poi chi mi seguirà, perché chi mi seguirà avrà sicuramente un compito non semplice, che è quello appunto di descrivere o delineare il ruolo della medicazione, ma tutti, a partire dal sottoscritto, da Agata che mi seguirà e Laura che ha appena parlato, siamo certamente disponibili a rispondere volentieri alle domande che verranno poste. Pensiamo che ci siano ovviamente in ciascuno di noi delle domande nascoste che vorremmo a cui vorremmo dare delle risposte. Domande che ovviamente sono la sintesi di quello che è il nostro percorso gestionale dei pazienti che quotidianamente vediamo, che sono la sintesi della nostra esperienza, che deve per forza di cose essere messa a confronto con quello che è stato un fare sintesi attraverso quello che le evidenze, abbiamo detto c'è scarsità di evidenze in questo settore. Certamente avremo quindi la possibilità nel prossimo futuro, lavorando in modo sinergico e confrontandoci sempre di più, anche di portare luce verso quelle che comunemente in gergo vengono chiamate aree grigie, delle quali è necessario portare un pochino più di attenzione. Ma velocemente a quello che noi abbiamo in animo di fare, ovvero sia guardare ai contenuti di queste raccomandazioni. I contenuti li troviamo nella loro sintesi iniziale già in un documento che è apparso sul Human Journal nel 2018, dove già si prendeva in considerazione attraverso due autori che nel confronto anche con il comitato scientifico di ISLEC si erano ovviamente stimolati anche già loro stessi dalla tematica, domandati se forse ci fosse la possibilità di portare qualche informazione o migliorare quello che era l'approccio gestionale del paziente portatore di ulcera del tallone. Ovviamente l'altro documento è quello che ha già citato Laura Stefanon, che è il documento di sintesi di queste raccomandazioni, che è apparso sulla rivista che è stata appunto citata, Advanced Wound Care, che di fatto è nella sua versione open, proprio per dare la possibilità a tutti di potervi accedere. Il quadro generale che ha contestualizzato il tema era quello di una ulcera, quella del tallone o del calcagno, perché spesso soprattutto se pensiamo al mondo dei diabetologi pensa più al termine calcagno. Noi probabilmente invece sposandolo, prendendolo dalla nostra abitudine gestionale delle ulcere da pressione, ovviamente il tallone, ma è sempre, sta sempre a significare la stessa area anatomica. È la seconda più comune causa di ulcera da pressione. Questo ovviamente ci fa pensare,
Ci fa pensare anche la successiva sottolineatura che è stata fatta a monte del prendersi carico di tutto il lavoro che è stato fatto. Tuttavia, è poco considerata e rimane ancora difficile da trattare. Ecco, questi due aspetti sono di fatto le basi, le colonne su cui è andato a poggiare tutto il palinsesto che ha portato alla creazione della raccomandazione. Ma non solo, si è pensato anche a chi è portatore e pensando a questo si dice sono ulcere dolorose perché delle interviste che quotidianamente ciascuno di noi può fare, il riferimento che il paziente fa rispetto a quest'ulcera è di un'ulcera dolorosa e che spesso è anche debilitante dal punto di vista psicologico, perché comunque debilita quello che è il proprio sentirsi autonomi. Il proprio sentirsi parte di una vita che viene vissuta momento per momento. Il fatto stesso di dover essere fermi, avere un dolore, questo ovviamente inficia tantissimo e ovviamente non è una delle colonne portanti, ma certamente è un architrave entro il quale era importante andare a lavorare. Quindi lo scopo del lavoro, descrivere quale logica stia alla base di un approccio strutturato alla valutazione da un lato e al trattamento dall'altro, considerate le evidenze presenti dove? Nell'adulto, nell'ambiente pediatrico e nello specifico del paziente diabetico. Quindi anche sono state evidenziate e sottolineate tre aree principali. Ma facciamo un passo indietro e lo leghiamo a quelli che sono gli aspetti fisiopatologici per i quali potenzialmente si viene a innescare un danno del tallone. Nella postura in piedi e durante la deambulazione, la forma del tallone sappiamo benissimo che consente un'ottima resistenza alle forze che si vengono a creare e normalmente, fatto salvo che non vi siano altri danni o altre alterazioni osteoarticolari piuttosto che legate a debolezze dei legamenti, dei tendini o quant'altro, non si viene a creare alcun tipo di soluzione di continuo, alcun tipo di danno. Ma certamente la regione posteriore del tallone è una zona particolare, sia dal punto di vista della sua conformazione, sia dal punto di vista della potenzialità, perché è soggetta ad alterazioni, ad ulcerazioni, grazie al problema di avere una sottile cute e una mancanza di copertura protettiva legata a muscolo o strato adiposo. Infatti, se solo pensiamo allo spessore che riveste la copertura cutanea, muscolare e adiposa, voi vedete che i tessuti molli hanno uno spessore di 18 mm e una cute di appena 0,64 mm. Questo ovviamente la dice lunga e ci permette di fare diverse considerazioni, soprattutto laddove il rischio aumenta, quindi durante la postura a letto aumenta il rischio. E per quali ragioni aumenta? Voi vedete, cioè, ho ripreso questo grafico, magari modificandolo un attimino, ma per rendere giustizia a quello che stiamo dicendo. Allora, di fatto, noi vediamo che tutto il carico durante la postura a letto si va a concentrare su un'area che è veramente molto piccola, 50 mm per 60 circa. E voi vedete, le frecce lo indicano molto bene, quali siano le forze che di fatto vanno ad agire
su questa piccola porzione cutanea con una sottostante area molto rigida che è quella ossea. Di fatto, quello che noi dobbiamo sempre avere ben chiaro è spesso e volentieri il danno o il rischio di danno è legato a quello che può essere un angolo di inclinazione con cui noi andiamo ad appoggiare il nostro tallone, il peso corporeo della persona e, d'altro canto, la densità della superficie sulla quale il nostro tallone va a decompere. Vi porto molto velocemente, perché non vi voglio tediare su questi aspetti, due diapositive che ci illustrano e troverete anche la reference bibliografica qualora abbiate voglia di andare ad approfondire il tema. Ecco, questo comprendo che non siano particolarmente visibili, lo vedrete dalla diapositiva successiva, i grafici sono un pochino più visibili, ma quello che volevo sottolineare è questo studio che è stato così condotto e pubblicato, vedete anche abbastanza recentemente, e tiene conto di quella che è il ruolo di una rigidità del materasso e quanto l'angolo di appoggio del calcagno stesso possa determinare risultati diversi in termini di stress cutaneo e in termini anche di danno da taglio. Quindi probabilmente anche questa era un'area nella quale noi non sempre abbiamo dato grande attenzione. Abbiamo sicuramente sempre fatto attenzione a che il paziente che fosse a rischio di contrarre una ulcera del tallone fosse posizionato su una superficie antidecubito, ma abbiamo visto come nel tempo anche queste superfici avessero delle carenze circa proprio quell'area anatomica, che nel tempo sono state in qualche modo migliorate e perfezionate. Ecco, questa seconda diapositiva, semplicemente per riprendere il concetto, ma in modo che sia più evidente, voi vedete come vedete materassi che hanno stiffness diversi, vedete 40, 60, 80 o 100, hanno ovviamente rispetto allo stress cutaneo delle risposte decisamente diverse. Come anche l'angolo con cui io vado ad appoggiare il mio tallone sulla superficie può determinare ovviamente risultati in termini di stress effettivo massimali di una certa natura. Ma chiudo questa parte che mi rendo conto magari tecnica e che forse possa interessare relativamente. Un altro degli aspetti molto importanti quando noi facciamo valutazione è certamente quella legata alla valutazione e all'assessment vascolare. E proprio per questo vedremo poi cosa viene detto anche all'interno delle raccomandazioni, ma io volevo portare la vostra attenzione anche a questo tipo di valutazione, semplicemente perché l'apporto ematico del tallone è garantito dal plesso terminale dell'arteria tibiale posteriore e dalla peroneale. E ovviamente questo ha un grosso significato, perché può essere compromessa la arteria tibiale posteriore o la peroneale, possono essere compromesse dalla malattia vascolare periferica. Ancora di più se pensiamo a quei pazienti diabetici che hanno un potenziale danno della circolazione periferica molto più elevato di un paziente non diabetico. Ovviamente la mancanza di tessuto sottocutaneo modifica la tolleranza al danno ischemico ed aumenta ovviamente la possibilità di degrado vascolare. Questo è un altro degli aspetti che noi dobbiamo in qualche modo avere ben chiaro. Avere ben chiaro perché? Perché spesso e volentieri è vero, la nostra situazione ulcerativa può essere innescata da un danno prevalentemente pressorio, ma
la mancata guarigione può essere sostenuta da una insufficienza vascolare che noi abbiamo in qualche modo magari non attentamente valutato. Quindi uno degli aspetti che deve essere in qualche modo considerato, ma vedremo poi anche rispetto alle raccomandazioni e cosa viene suggerito. Dicevamo di aree grigie. Aree grigie ne sono presenti. Quando vi è scarsità di evidenza, probabilmente queste sono ancora più enfatizzate, ma direi le prendiamo come stimolo, come spunto e come esempio, e tra l'altro anche con caratteristiche diverse, perché ad esempio le linee guida delle VAP non forniscono un modello di riferimento per il tallone, se non ipotizzare in termini di anche non solo di trattamento, ma anche di classificazione, se non ipotizzare una profondità sconosciuta ed un possibile danno dei tessuti profondi. Le linee di indirizzo per il trattamento, vedi ad esempio quelle della NICE, non indicano chiaramente quali debbano essere le modalità con cui trattare questo tipo di ferita. E ancora, alcuni autori come Geffen ritiene che sia una tipologia di ulcera sottovalutata. E ritorniamo a quella che era l'affermazione che abbiamo trovato già in precedenza. Quindi tre aspetti molto importanti: classificazione, trattamento e importanza con la quale andare a gestire questa tipologia di problema devono essere. Abbiamo parlato di colonne, abbiamo parlato di un'architrave. Beh, certamente possiamo parlare di quei listelli che ci aiutano ovviamente a completare il quadro della nostra costruzione per rispondere adeguatamente al bisogno che chi ci sta di fronte ci sottopone. Già è stato detto ed è stato ben rimarcato, al fine di rispondere o al meglio di ridurre il divario nelle conoscenze, ISLEC ha proposto la realizzazione di una consensus conference che è stata condotta con la metodologia proposta dal GRADE per identificare, promuovere raccomandazioni sulla valutazione ed il trattamento delle ulcere del tallone, quindi su quei due momenti cardine della presa in carico. Ovviamente metodologicamente è già stato ben descritto, io mi limito semplicemente a dire fatta una preliminare ricerca della letteratura nelle banche dati, identificati gli studi che avessero trattato dell'ulcera del tallone, utilizzando come basi tematiche quelle che si ritenevano opportune, dicevamo adulti, ambito pediatrico e pazienti diabetici, avendo un quadro di riferimento per la revisione che andava a sottolineare gli aspetti della valutazione vascolare, della gestione delle ulcere del calcagno di categoria 1 e 2, delle ulcere del calcagno di categoria 3 e 4 con il sospetto di danno profondo o ulcera profonda, quelli che erano gli agenti biofisici che potevano essere utilizzati per migliorare il trattamento, i sistemi di scarico anch'essi utili nell'ambito della prevenzione, della gestione e della prevenzione secondaria, e quali potessero essere i migliori criteri di riferimento a una struttura di più alto livello o comunque che potesse essere di riferimento nella gestione di quella che era la complessità ingestita di alcune situazioni ulcerative del tallone. Quindi, di fatto, sono state affrontate con delle domande derivate dalla base della ricerca, sono state individuate le aree generate dalle dichiarazioni, delle raccomandazioni da sottoporre ovviamente all'opinione degli esperti, come è stato visto, e ad una giuria. Ecco, di fianco le domande
che erano state dal gruppo di studio prese in considerazione e tra le alle quali poi sono state anche date, come vedremo a breve, delle risposte, quali sono i criteri per definire un ulcero del tallone semplice, un ulcero del tallone complesso, recalcitrante, come si può definire un'infezione blanda del tallone piuttosto che moderato o severa e così via. Ecco, questi sono stati gli ambiti entro i quali la discussione è stata ampia ed ha portato poi anche ad un'analisi attenta e ad una votazione, perché proprio di votazione si è trattato, e quindi non tutte le aree poi hanno trovato il consenso e hanno trovato ovviamente una evidenza fortemente evidente piuttosto che debolmente, oppure addirittura si è voluto in qualche modo non sottolineare quell'aspetto per dare la possibilità di implementare le conoscenze a quel proposito per arrivare poi a definire in futuro altre raccomandazioni. E quindi andiamo a questo punto a vedere quelle che sono state le raccomandazioni. Ovviamente voi potete trovare tranquillamente questo documento e scaricarlo nella sua formula sintetica, potete trovarlo nella sua formula dettagliata sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità, dove si parla appunto di buone pratiche cliniche, mentre sul sito di ASDAC certamente potete estrapolare quella che è anche la sintesi. Di fatto facciamo allora veramente un focus su questo documento, partendo da quelle che sono state le basi di sviluppo del lavoro stesso. Nei pazienti deambulanti e non è importante un assessment vascolare, come è importante gestire le lesioni da pressione del tallone di stadio 1 e 2 o stadio o categoria, idem stadio categoria 3 e 4, dove vi sia un sospetto di lesione dei tessuti profondi e non, i dispositivi di scarico, gli agenti biofisici e quali i criteri per l'invio allo specialista. Eccoci qua. Partiamo dall'assessment vascolare. Questo è stato sicuramente un argomento dibattuto. È stato un argomento dibattuto anche perché, come vedete, ha portato poi ad una raccomandazione, vedete, debole. Nonostante ciò che è scaturito dal dibattito è sicuramente interessante, nel senso che è importante comunque considerare, come dicevo quando ho parlato del sistema vascolare che irrora il tallone, è importante avere ben chiaro qual è la situazione vascolare, ma in un'ottica di raccomandazione quello che viene suggerito rispetto ad esempio ovviamente a una valutazione con un sistema ritenuto non particolarmente specifico, quello della ABP, in tutti gli adulti diabetici e non diabetici che presentino una o più lesioni da pressione del tallone, dovrebbe essere eseguito un ABP manuale che include l'arteria peroneale al fine di valutare un'ischemia dell'arto. Vedete, quindi è stato definito o declinato come debolmente raccomandato questa pratica, semplicemente perché probabilmente fare un semplice valutazione dell'ABDI non è significativa o non è così specifica per valutare la condizione vascolare. E ben lo sappiamo rispetto soprattutto a quelli che possono essere adulti diabetici, anche se ovviamente la raccomandazione che vediamo qui sottolineata rappresenta diabetici e non diabetici. Ancora, in tutti i pazienti adulti e diabetici che presentino lesioni da pressione del tallone,
Un assessment vascolare completo dell'arto inferiore richiede che l'ABP venga eseguito su ogni arteria, la tibiale posteriore, la tibia dorsale, la peroneale, anche qui debolmente raccomandato. Quindi, leggiamo ovviamente con l'attenzione dovuta a questo dato, dove ovviamente ci indica dove non vi è una forte raccomandazione nell'utilizzo di questo strumento, che quello della ABP, che spesso noi utilizziamo invece nella valutazione di quelli che sono pazienti che potenzialmente possono essere indirizzati ad un trattamento con terapia compressiva. Ma chiudo la parentesi perché non è questo l'argomento che ci interessa. Ancora, passiamo adesso ad un'altra tipologia di indagine che, come vedete, trova invece una forte raccomandazione. In adulti diabetici e non diabetici che presentino una o più lesioni da pressione del tallone, deve essere eseguita l'ossimetria transcutanea con sensori applicati sul retropiede. Ecco, questa è una sottolineatura che mi preme fare, con sensori applicati sul retropiede, al fine di valutare la presenza di ischemia calcaneare ed escludere la sindrome del tallone orfano. Ovvero sia una sindrome che di fatto cosa succede? Se io vado a fare un'indagine vascolare, ho un avampiede che potrebbe risultare vascolarizzato e senza alcun problema, e se io facessi una mia valutazione con i sensori semplicemente applicati a livello dorsale, andrei a non reperire invece quella insufficienza di circolo a livello calcaneare che io invece vado a rilevare se applico i miei sensori sul retropiede. Ancora, in pazienti che presentino una o più lesioni da pressione di stadio 2, 3 e 4 ed una alterata perfusione vascolare, allora qui cominciamo a parlare anche poi di valori di perfusione vascolare. Quindi un ABPI inferiore allo 0,5, una pressione all'alluce inferiore ai 30 mm di mercurio e una ossimetria inferiore ai 40 mm di mercurio, dovrebbe essere evitata una medicazione occlusiva che mantenga l'umidità al fine di prevenire amputazioni e morte. È ovvio che questo va letto nell'ottica di quello che è una medicazione occlusiva, quindi che mantenga un'elevata quantità di umidità, possa andare ad innescare in un terreno che potenzialmente è anche molto a rischio di infezione. Quindi è questa anche la chiave di lettura che noi dobbiamo dare a questa sottolineatura dell'evitare una medicazione occlusiva che mantenga un livello di umidità molto alto. Passiamo ora, ma molto velocemente, perché questa è materia di approfondimento che dottoressa Russo Agata dopo di me andrà a sviluppare, la gestione delle lesioni da pressione del tallone di stadio o categoria 1 e 2. Pazienti adulti diabetici e non diabetici a rischio di sviluppare lesioni da pressione del tallone, dovrebbe essere applicato uno schema di poliuretano al fine di prevenire il danno cutaneo. Vedete che questa è una affermazione che ha ricevuto un debole consenso ed è debolmente raccomandata. Ma andiamo oltre, perché ho detto che poi già approfondiremo questi aspetti che non sono oggetto del ruolo della medicazione. Ancora, sempre lesioni da pressione al tallone, stadio 1 e 2. In pazienti adulti diabetici e non diabetici, con preesistenti lesioni da pressione al tallone, di stadio 1 e 2,
deve essere applicato un dispositivo con tecnologia a bassa frizione al fine di prevenire ulteriori danni. Quindi l'invito è ad aumentare quello che è la capacità gestionale del danno da frizione e ricordate che prima io vi ho fatto vedere quello che significava insulto non solo oppressore ma anche legato alle forze di taglio e di scivolamento legate all'angolo con cui io appoggio il mio tallone, alla superficie su cui l'appoggio e quant'altro. È ovvio che se ho la possibilità di avere dispositivi che in qualche modo riducono, e come abbiamo detto la tecnologia ci aiuta in questo senso, abbiamo certamente una raccomandazione ad utilizzare questo tipo di tecnologia. I pazienti adulti diabetici e non diabetici che presentino lesioni da pressione del tallone deve essere utilizzata una medicazione in silicone al fine di prevenire danni cutanei correlati a medicazioni adesive. Quindi questa forte raccomandazione è legata a quello che può essere il danno che noi andiamo a favorire se dovessimo utilizzare medicazioni tenacemente adesive al letto di ferita. Quindi questa è un'altra delle raccomandazioni che ha trovato una forte raccomandazione da parte del panel e della giuria. Anche l'ambito neonatale e pediatrico è stato valutato a questo proposito e nei pazienti neonati, popolazione pediatrica che presenta lesione a pressione del tallone, deve essere utilizzata una medicazione in silicone al fine di evitare danni cutanei correlati alle medicazioni adesive. Quindi vedete la stessa logica che viene utilizzata ancora di più rispetto a quella che è una cute ancora più fragile, ancora più delicata, alla quale bisogna porre ancora maggiore attenzione. Ma passiamo a quelli che sono le categorie, gli stadi un pochino più avanzati, terzo, quarto stadio, scusate il refuso in intestazione, quelle che è la sospetta lesione dei tessuti profondi e del tallone. Ecco, i pazienti che presentino uno o più lesioni di pressione del tallone di stadio 3 con una normale vascolarizzazione dell'arto, perché allora qui cominciamo a legare sempre un po' questo concetto anche della vascolarizzazione, e in assenza di segni di infezione dovrebbe essere iniziata la terapia a pressione negativa al fine di promuovere il processo di guarigione e ridurre le complicanze, e questa è stata una raccomandazione che non ha trovato grande appoggio. Quindi debolmente raccomandata l'utilizzo di una terapia a pressione negativa in questa situazione clinica. Diversamente, in pazienti adulti che presentino una o più lesioni di quarto stadio, deve essere eseguito un trattamento chirurgico al fine di supportare la guarigione della ferita e prevenire un'amputazione maggiore. Quindi, a discapito, vedevamo di una terza categoria, terzo stadio, dove vi poteva essere la volontà di utilizzare un dispositivo strumentale, in un quarto stadio si predilige quello che è anche un approccio di tipo chirurgico che va a consolidare o a favorire quella che è la guarigione, prevenendo da quelli che possono essere danni maggiori che possono portare ad amputazioni e quindi a situazioni poi gestionali dell'autonomia del paziente totalmente diversa. I pazienti adulti che presentino una o più lesioni da pressione di stadio o categoria 4 complicate con infezione dell'osso che coinvolge i tessuti molli circostanti, deve essere eseguito un approccio chirurgico al fine di supportare la guarigione della ferita e prevenire un'amputazione maggiore. Certamente, ecco, io spero di aver trovato anche un'immagine
che renda conto di quello che è la situazione clinica che si è voluta descrivere in questa raccomandazione. Nei pazienti adulti diabetici e non diabetici che presentano una sospetta lesione dei tessuti profondi del tallone e flittene ematiche, si dovrebbe aspirare il liquido delle flittene al fine di facilitare il processo di guarigione e ridurre il rischio di infezione del dolore? Beh, questo che probabilmente magari molti di noi consideravano o pensavano essere un qualche cosa di accettato, vediamo che è ancora debolmente raccomandato. Questo non significa che non potrà, alla luce di ulteriori descrizioni, ulteriori lavori a sostegno, possa eventualmente modificare. Noi dobbiamo però considerare questo aspetto. Praticamente c'è il sospetto di un danno dei tessuti profondi, c'è la presenza di una flittene ematica, sieroematica o quant'altro. Ecco, noi dobbiamo valutare e gestire il nostro paziente per questa situazione, considerandola quindi non una soluzione di continuo, ma comunque qualcosa che potenzialmente può in qualche modo magari regredire, ma sta a noi valutare nella complessità del paziente, nella complessità dell'assessment che noi facciamo del paziente stesso, ma soprattutto anche come siamo abituati oggi a pensare al setting di cura, capire se effettivamente la scelta di temporeggiare piuttosto che agire può avere un significato. Ancora nella popolazione neonatale e pediatrica con escara gialla del tallone sarebbe preferibile promuovere la guarigione tramite medicazioni che mantengono l'ambiente umido, quindi con un approccio conservativo. Anche in questo caso, l'affermazione che dobbiamo sottolineare è quella di un debolmente raccomandato. Nella popolazione neonatale e pediatrica, con escare nere stabili, dovrebbe essere adottato un approccio conservativo basato sull'uso di clorexidina gluconata al 2% applicata con device monouso al fine di indurre una progressiva disidratazione locale, quindi la guarigione. Anche in questo caso abbiamo una raccomandazione che è debole. E qua chiedo scusa per alcuni refusi ortografici. Nella popolazione neonatale e pediatrica con lesioni di terzo e quarto stadio del tallone non infette o con difetto residuo, ossia che vi è una perdita di sostanza non riempita, dovrebbe essere usato un sostituto termico al fine di proporre una guarigione più rapida? Vedete che anche qui la raccomandazione è debole. Per quanto attiene invece i dispositivi di scarico, che è appunto un altro capitolo, abbiamo chiuso quello del valutiamo caso per caso le diverse situazioni cliniche con la loro criticità, con la loro ovviamente difficoltà gestionale per la complessità anche della ferita stessa. Sui dispositivi di scarico cosa possiamo andare a dire? Tutti i pazienti allettati che presentino lesione della pressione devono indossare un dispositivo di scarico con o senza cuneo incorporato al fine di prevenire un ulteriore danno. Questo è sicuramente fortemente raccomandato. Come fortemente raccomandato l'utilizzo in pazienti paraplegici e che presentino lesione della pressione del tallone di qualsiasi stadio devono indossare un dispositivo di scarico mentre sono seduti in carrozzina al fine di prevenire un ulteriore danno e permettere la guarigione dalla ferita. Sottolineare che i pazienti adulti diabetici e non diabetici che presentano lesione a pressione del tallone di quarto stadio con sospetto danno profondo o profondità non conosciuta devono evitare di camminare e devono indossare un dispositivo di scarico mentre sono seduti in carrozzina per prevenire un ulteriore danno e favorire la guarigione della ferita. Anche qui vedete fortemente raccomandato. Abbiamo ancora alcune forti raccomandazioni legate ai pazienti adulti diabetici e non diabetici che presentino lesioni della pressione del
del tallone di primo, secondo e terzo stadio che devono indossare un dispositivo di scarico mentre camminano al fine di ridurre il carico sui talloni. Sugli atleti biofisici vedete che l'utilizzo ovviamente in caso di terzo e quarto stadio senza compromissione vascolare della terapia pressione negativa con pressione da meno 75 a meno 125 mm di mercurio diciamo è debolmente raccomandato per l'utilizzo al fine della promozione del processo di guarigione e debolmente raccomandato anche laddove vi sia una compromissione ovviamente vascolare. Ancora, compromissione vascolare che dovrebbe in pazienti adulti che presentano lesione del tallone, la terapia pressione negativa senza il canestro, ovvero sia quella monouso con una pressione leggermente inferiore intorno ai meno 80 mm di mercurio, al fine di ridurre il tempo di guarigione. Qui non si tratta di favorire la guarigione, ma di ridurre il tempo di guarigione, abbiamo ancora una debole raccomandazione. Sulle definizioni, ovviamente lascio uno spazio molto veloce, è sicuramente una lesione semplice, primo secondo stadio, normale vascolarizzazione, paziente non diabetico, insorgenza inferiore alle 6 settimane. Questi sono i parametri per cui noi dobbiamo definire la lesione del tallone semplice. Complessa invece vede una vascolarizzazione compromessa, terzo o quarto stadio, o addirittura la non stadiabilità perché il danno può essere profondo, paziente diabetico e insorgenza oltre le 6 settimane. Recalcitrante, una lesione statica senza segni di miglioramento per più di 4-8 settimane. Questi sono stati tutti condivisi con una forte raccomandazione da parte del panel. I criteri di invio allo specialista, sicuramente quando vi è una positività del PROC2BON, devono essere indirizzati ad un team dedicato al fine di escludere infezioni. L'introduzione del team interdisciplinare per le lesioni del tallone degli adulti potrebbe migliorare la gestione anche delle lesioni del tallone, anche questo è fortemente raccomandato. Come è fortemente raccomandato l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità presente all'interno del team. E da ultimo, un team interdisciplinare per le lesioni a pressione del tallone neonatale e pediatriche ne potrebbe migliorare la gestione riducendo le complicanze di amputazione e supportando il recupero funzionale dell'arto. I neonati devono essere valutati secondo il parere degli esperti con un'ecografia tridimensionale per la valutazione della compromissione dei tessuti profondi. E altro, vedete qui le raccomandazioni sono tutte molto forti perché comunque sono tutta una proiezione verso quello che è il futuro, l'omogeneizzazione di quelli che sono atteggiamenti propositivi. Quindi i pazienti diabetici che presentino una o più lesioni da pressione devono essere urgentemente indirizzati al centro di cura del piede diabetico per una valutazione e gestione delle complicanze. Brevemente la bibliografia, ma molto velocemente passo la parola ad Agata perché io mi lascio sempre prendere poi dalle chiacchiere e mi scuso di aver rubato forse qualche minuto ad Agata, ma le cedo subito la parola. Mi sentite? Buongiorno. Guarda, mostra schermo. Ecco qua. Buongiorno, grazie Battistino. Spero che vada tutto bene, mi collego alla relazione. Vado a prenderla. Ah, signore mio. Benissimo. Grazie. Ok. Intanto vi saluto tutti, sono davvero felice di essere insieme a voi che ci conosciamo, non ci conosciamo, ma ci conosciamo perché ci apparteniamo dopo questi mesi duri di solitudine, di angoscia, di sacrifici e di grande solidarietà. Abbiamo dimostrato il meglio di noi in queste situazioni, quindi
riuscire a incontrarci, anche se pur virtualmente, per me è veramente una gioia bellissima. Bene, non ricordo una cosa particolare, ma Noi sono circa 20 anni nel nostro ospedale che ci occupiamo di wound care con il mio team infermieristico, ci occupiamo dei progetti, dei percorsi in wound care, quindi per i profili di cura e di sorveglianza epidemiologica. Abbiamo iniziato dal 2001 e quindi come tale riusciamo a mantenere sotto controllo la gestione, il fenomeno di questo grave problema, che è un problema più organizzativo, sinceramente. Allora, vediamo se riesco a togliere la webcam, perché almeno così non vi distraggo con la mia beltà. E oggi ho il compito di parlarvi del ruolo della medicazione. Il ruolo della medicazione, nel senso che noi intendiamo in Italia come medicazione non la tecnologia, il pezzo, quindi la medicazione può essere la garza, può essere la pomata, può essere qualsiasi cosa. Sono andata a cercarmi dal punto di vista semantico il senso della parola medicazione. La medicazione è un'azione. Un'azione curativa, quindi un'azione, una terapia locale che intende proteggere i tessuti o intende anche favorirne i processi riparativi. Ed è un'azione, quindi è parte di un processo assistenziale che vada a migliorare, a prevenire o a gestire una serie di problematiche di una persona. Quindi è un atto terapeutico. Interessante parlare sempre di lesioni da pressione del tallone, perché è l'unica eziologia di tutte le eziologie, dalla degenza chirurgica, vascolare, qua, dove proprio all'interno della parola lesioni da pressione c'è la causa. Quindi, se la lesione è da pressione, è già implicito qual è la causa scatenante, che è una complicanza estrinseca a quello che è invece la patologia del paziente o quelle che sono le condizioni del paziente. Non è una malattia, non è una complicanza di una malattia. Le comorbidità del paziente non vanno confuse come elementi scatenanti, mai. È un danno tissutale estrinseco, quindi gestibile, quindi prevedibile, dovuto a fattori estrinseci, e ribadisco, la pressione, le forze di taglio, quindi la frizione e l'attrito. La cosa interessante è che finalmente in questi ultimi 20 anni si dà molta, molta importanza pure agli effetti meccanici, della pressione sulla cute e i tessuti, e quindi gli strati anatomici fino a quelli profondi. Ribadiamo, se è un percorso sistemico e un percorso locale, parliamo di trattamento. Scusate se io sono un po' fissata, ma io credo che le parole dimostrano l'evoluzione di un concetto. Non si può prescindere dal prevedere un approccio sistemico, perché un approccio sistemico vuol dire che noi possiamo davvero, chi si occupa di wound care lo sa benissimo, possiamo davvero andare a comprendere il nostro paziente, le sue difficoltà e quali sono le sue fragilità, che lo espongono ancora di più a quelli che sono gli elementi di insorgenza delle lesioni da pressione. Noi andiamo a ci sono dei dati molto importanti. Scusate, il fatto che abbiamo degli squilibri metabolici, il fatto che dalla malnutrizione all'ipotermia, questi pesano. Chiedo scusa. Questi pesano in maniera importante su quello che è l'insorgenza delle lesioni. Non c'è un paziente con lesioni da decubito che non abbia una malnutrizione. Un altro aspetto che volevo sottolineare con voi era proprio il discorso dei trattamenti farmacologici che i pazienti magari seguono. Immaginiamo un paziente immunodepresso che fa degli immunosoppressori o che è in corso di terapia con antiblastici, o pazienti che hanno magari un percorso di terapia col cortisone. Sono pazienti.
che dimostra una fragilità ulteriore a quello che è il trofismo. Allora, per affrontare il discorso dell'educazione alla prevenzione dei pazienti, molti hanno fatto una serie di studi, tra i quali il professor Nick Santamaria con degli bioingegneri e con dei fisiologi, proprio per vedere un attimo qual è la problematica del perché questo concetto di prevenzione non si riesce a gestire in un certo modo. Il problema può essere, in primis, essendo un danno estrinseco alla patologia di base, dobbiamo ricercare le cause in ambiti organizzativi e culturali. Le cause dell'incidenza sono soprattutto legate all'organizzazione delle cure, alla cultura degli operatori e ai progetti e l'attenzione che un'organizzazione dovrebbe avere verso questa problematica. Scusate, ma l'emozione mi fa venire la tosse. Il problema di tipo educativo. Ci sono da circa 20 anni una serie di linee guida, raccomandazioni, documenti di best practice che raccomandano una serie di approcci che possiamo avere. Il concetto è che rimane un aspetto personale che non ha mai la possibilità di essere implementato in armonia con il team di cura, ma addirittura condiviso in ambito organizzativo, nell'organizzazione delle cure. Quindi la cosa importante è che dovremmo iniziare a fare quello di applicare le linee guida con un approccio progettuale a rete all'interno delle nostre organizzazioni, perché non ci siano delle eccellenze e delle non eccellenze nell'ambito dei nostri setting di cura. L'altra cosa importante è che la valutazione del rischio molte volte o si basa su mettiamo a tutti i pazienti allettati una bella medicazione e abbiamo risolto il rischio. E invece identificare il paziente a rischio ci dà modo di orientare meglio quello che è l'aspetto del piano di prevenzione. Orientare meglio vuol dire che se io ho una valutazione, un punteggio altissimo, alto, con delle scale validate, ad esempio la Braden, che io non è un'opinione personale, ma è molto più sensibile della Norton, perché la Braden ci individua anche la nutrizione. E ci individua anche le forze di taglio e la frizione, che l'altra scala non esprime. Quindi va a misurare anche l'esposizione a quelli che sono i fattori estrinseci. Noi andiamo di solito al rischio totale, chiediamo alla superficie antidecubito e poi a tutti quanti mettiamo la medicazione, oppure vediamo. Il concetto è questo, che noi dovremmo prendere gli indicatori dei vari criteri, quindi dei sottocriteri. Mobilizzazione, stato mentale, il rischio di frizione e forze di taglio, la mobilità, l'attività, singolarmente, sono quei punteggi alterati che ci indicano dove dobbiamo agire su ogni paziente. Perché un punteggio 12 non vuol dire niente, ma un punteggio 12 perché un paziente non ha la sensibilità, perché ha avuto un ictus, oppure un paziente diabetico con un piede diabetico, quindi un neuropatico, ha una approccio diverso e che magari si mobilizza, un approccio diverso che in un paziente post-chirurgico, oncologico, sottopeso. Va da sé che questa ci permetterebbe di non stereotipare l'organizzazione delle cure e va da sé anche che andiamo a cercare quelli che sono le valutazioni globali del paziente per associarli al fattore predisponente e il fattore concomitante. L'altro pezzo a cui ci tengo moltissimo il discorso della valutazione locale. Il fatto di valutare a livello locale, con una frequenza stabilita per il singolo paziente, sulla base del livello di rischio, ci permette di prevenire, perché lo andiamo a prevedere, un'insorgenza, di una lesione. Cioè noi la possiamo già iniziare a vedere dai primi stadi e quindi potremmo non arrivare alla necrosi perché potremmo prevenirla prima. L'altra cosa importante è la frequenza. Le raccomandazioni dicono che la frequenza deve essere almeno una volta ogni 24 ore. La frequenza si deve stabilire invece sulla base del rischio. Se il paziente è a rischio altissimo, potrebbe essere anche ogni 4 ore, ogni volta che facciamo un cambio posturale.
o almeno ogni 8 ore, quindi 3 volte al giorno. Quindi ecco perché potremmo, tutto a tutti, non è una situazione gestibile anche dal punto di vista dell'organizzazione delle cure, e poi diventa superfluo, perché riusciamo a dare qualcosa che, di cui non ha bisogno, e non riusciamo a cogliere quello di cui il paziente ha bisogno. L'altra cosa interessante è che andare a osservare i punti di appoggio, il tallone in maniera particolare, e un paziente è scompensato, è obeso, è anziano, con una cute secca, con tutta una serie di situazioni a rischio. Immaginate un paziente con il Parkinson, quindi con i tremori. Questi sono pazienti che sono esposti a rischio in maniera particolare, e l'aspetto locale devono essere ricercate tutta una serie di situazioni, proprio perché andiamo a valutare davvero quanto è a rischio quel paziente lì, e quanto soprattutto è suscettibile rispetto a un'altra condizione. L'altra cosa importante è definire bene che quella è una lesione da decubito, che non sia da macerazione, non sia da skin tears, che non sia per altri motivi. Questo è importante perché ci cambia tutta la strategia. L'altra cosa importantissima è che nella gestione dei pazienti che sono sicuramente più fragili, allettati o a rischio, il fatto di utilizzare medicazioni che fanno già un certo lavoro di efficacia in prevenzione, e che abbiano una medicazione e i collanti che non sono acrilati ma che sono in silicone. Allora, quindi selezioniamo la medicazione appropriata. Qua già dal 2008 le linee guida già lo lanciavano senza definire niente, ma quello che era importante era capire che selezionare la medicazione, quindi un atto terapeutico in un percorso assistenziale, va definito rispetto all'eziologia, le caratteristiche della lesione, le fasi della riparazione tissutale, il paziente, la sua compliance, la sua autonomia, la sua percezione, e chi si prende cura di lui e in che setting di cura si trova. Quindi ecco perché è un atto terapeutico. È un atto terapeutico perché possiamo stabilire degli obiettivi precisi sul paziente, possiamo tener conto davvero di tutta una serie di situazioni anche gestionali. Il discorso dell'essere appropriato, i tempi di permanenza, il fatto di se opportunamente è adeguato a quello che dobbiamo farne, il costo non è dovuto alla medicazione singola. Costo opportunità è una traduzione in italiano che vuol dire il valore, e questo valore di questa medicazione come può essere un'opportunità migliore di qualità per il paziente. Quindi porta a questo che si chiama comfort, sicurezza, che è tutta la situazione di miglioramento anche degli esiti. Allora, velocemente, nel 2014 si mettono insieme a lavorare sulle linee guida, sull'aggiornamento delle linee guida sulle lesioni da pressione, le società scientifiche mondiali, quello europeo, quello asiatico e australiani, quindi quelli dell'Oceania, e gli americani. Si mettono insieme a fare un lavoro, perché questo è un problema mondiale che non riguarda situazioni intrinseche al paziente, ma riguarda davvero la sensibilità e la politica sanitaria. Nel 2014 iniziano già, cioè già nel 94 avevano già indicato che le prominenze ossa andavano protette e via. Ma nel 2014 incominciano, grazie a una serie di studi, ad individuare qual era la medicazione adeguata per le prominenze ossee. E andavano anche a individuare non solo la pressione, quindi i punti picchi di pressione, ma anche la frizione e le forze di taglio. L'aggiornamento del 2019 specifica ancora una cosa, che è quello della medicazione multistrato, che deve proteggere la cute del paziente sia dal rischio delle pressioni, e che non deve creare uno skin stripping rispetto alla rimozione. Quindi ve la spiego, ve la dico in italiano, ma così almeno è più specifico: multistrato con strato di contatto in silicone per le aree anatomiche frequentemente soggette a frizioni o forze di taglio. Frizioni possono essere le fette lettereci, il materasso antidecubito, il cuscino della carrozzina, la scarpa, quindi che faccia conflitto con la calzatura. Vi voglio rassicurare dicendo che si può fare, per il fatto che questo consenso del 2016 della World Union Society Wound Healing ha lavorato sulla misurazione statistica
di che cosa e quanto incide ogni elemento che sono andati a raccogliere. Ebbene, se noi andiamo a cercarci, andiamo a capire se gestire questo aspetto che è estremamente estrinseco al paziente, incominciamo ad approcciare quello che è l'immobilità e la postura, capire se il paziente ha una percezione sensoriale ridotta, quindi non percepisce il dolore e non può esprimere il suo disagio. Se abbiamo una perfusione dei tessuti insufficiente e abbiamo avuto una lesione del decubito precedente oppure già in atto, e se c'è un edema che dimostra che c'è ipossia dei tessuti, noi con queste due situazioni abbiamo già assolutamente abbattuto del 80% l'incidenza, la prevalenza delle lesioni da pressione, perché siamo andati a governare tutti gli elementi scatenanti. Le forze meccaniche. Il discorso che è quello che diceva prima il dottor Paggi, una superficie di supporto che si muove, il paziente che non sta sulla Luna, ma è qui con la pressione atmosferica, ci sono due elementi di contrasto. Uno è la prominenza ossea che spinge rigida dal profondo verso l'esterno e il paziente è poggiato da qualche parte, quindi la superficie esterna che spinge e si chiama cono di pressione. Cosa succede? Che non solo abbiamo una pressione che è esercitata dall'interno verso l'esterno e viceversa, quindi convergente, ma abbiamo anche una sollecitazione di quelli che sono i tessuti che sono all'interno di questa morsa e sono tessuti estremamente fragili per il fatto che se c'è lo slittamento di un tessuto verso l'altro, c'è anche un danno, una torsione dei vasi. C'è un'ischemia di questi tessuti, c'è una sofferenza perché diventa ipossico e non solo ipossico, ma con le forze di taglio diventano veramente drammaticamente necrotiche perché la rottura dei vasi profondi non è più capace di irrorare, di dare la maggiore perfusione anche quando togliamo la pressione. Quindi, ho fatto questa robina un po' didascalica e provocatoria. Quindi noi dobbiamo valutare che dobbiamo approcciarci alla pressione, approcciarci alla prevenzione al primo e secondo stadio. L'approccio è molto simile perché noi dobbiamo gestirci la pressione, quindi dobbiamo avere medicazioni che abbiano un elevato spessore e che abbiano un'area di sostegno, quindi un'area di applicazione che sia oltre almeno 2-3 centimetri dall'area di pressione. Quindi le medicazioni multistrato a 5 strati, se sagomate meglio perché riescono ad estendersi oltre l'area del rischio e quindi ci danno la possibilità di distribuire la pressione anche lateralmente, attenuando quindi il picco pressorio. Le forze di taglio hanno la capacità, queste medicazioni, di slittare piano sull'altro e assorbire quello che di solito farebbero i tessuti. Quindi tu, come se fossero un po' le colonne di un pilastro antisismico, hai la possibilità davvero di ridistribuire le forze meccaniche e dello stiramento e dello slittamento di un tessuto un piano sull'altro e quindi riusciamo ad assorbire tutta la tensione e il danno facendo slittare i piani della medicazione anziché andare a colpire il tessuto stesso. L'attrito è una situazione superficiale che si può gestire anche con medicazioni meno spessore, ma volevo dirvi quanti l'attrito non è associato allo spessore, alla pressione e alle forze di taglio. Il concetto è che se un paziente è a rischio e un paziente ha un rischio, ha dei fattori intrinseci e un paziente è allettato o che si alza, bastano già poche ore di allettamento passivo in un paziente ad alto rischio che possa far insorgere una lesione. Quindi questi sono stati descritti da questo documento di consenso, ma nella nostra strategia abbiamo preferito l'aspetto più che ci dà più sicurezza, anche perché andiamo ad aggiungere questo pezzo nella gestione con le medicazioni multistrato, con lo stato di contatto in silicone. Andiamo a gestirci davvero la macerazione, l'aumento della temperatura, degli effetti letterecci. L'aumento della temperatura dovuta all'attrito, allo sfregamento, e in più riesce a proteggerci dagli agenti esterni, e in più riesce a mantenere un microclima e una cute idratata, perché una medicazione con lo strato in silicone ci permette davvero di non creare trazione
con l'interfaccia della meditazione stessa. Quindi funziona in questo modo. Un adeguato spessore, quindi quello che dicevamo, distribuisce le forze su una superficie maggiore. È come se noi, anziché il tacco a spillo, passatemi il termine, mettessimo uno sci. Cosa succede? Che la distribuzione del nostro peso si va su un'area maggiore e quindi riusciamo a sostenerci senza sprofondare sulla neve, ad esempio, nella neve. Riduce l'ordine di grandezza delle forze applicate alla superficie cutanea. Ovviamente le medicazioni devono essere coadiuvate dal piano di lavoro, di prevenzione e da magari superfici adeguate o quelli che possono essere dispositivi di scarico. Le forze di stiramento, molto trascurato questo aspetto, perché quando noi pensiamo a un paziente allettato che lo tiriamo su ogni 2 ore o che scivola da solo e si ritira su col trapezio, questo è drammaticamente presente, perché il paziente non è in grado da solo di sollevarsi dal piano del letto. E se il letto non è in grado di essere performante a 4 snodi in modo tale che possa mantenere e contenere il paziente, in un paziente può veramente andare incontro a danni. Sono quelle lesioni che vedete chiuse con un alone scuro, molto color marrone, grigio, chiuse fuori, che dentro hanno proprio l'aspetto di un aspetto molto sfaccettato, molto variegato, non è una lesione da pressione che è bella rotonda. L'attrito è questo: quando noi abbiamo la possibilità di proteggere la parte superiore, questa, la cute, è una medicazione avanzata per eccellenza e costa poco. Quindi basta tenerla integra in modo tale che questo non vada a influenzare le forze di taglio, quindi la distruzione di quelli che sono i vasi, sia quelli che sono tra il derma e il sottocute, e di conseguenza anche i vasi più profondi. Eccolo qua. Il microclima è una cosa importantissima perché specialmente i nostri pazienti che hanno una fragilità cutanea hanno una secchezza eccessiva perché a stare a letto già c'è una perfusione ridotta, funzionano molto, molto meno anche i bulbi piliferi, quindi il paziente sempre ha una secchezza importante. Questo ci permetterebbe davvero di andare a preservare la cute sia dalla macerazione, sia dall'umidità eccessiva, perché lo stato di contatto in silicone, essendo idrofobo, riesce a gestire verso l'alto e far il calore, e che dalla medicazione che è traspirante e quindi ha un MVTR che ci permette di fare evaporare all'esterno il calore in eccesso. Questo come è fatta una medicazione multistrato. Allora, noi partiamo dalla parte che è profonda. E che è una parte importante perché questa è quella che tiene stabile la medicazione e che permette al paziente di non avere attrito con la medicazione stessa e che si conforma con il tallone e che quando si deforma la medicazione non crea ulteriori skin stripping. Un'altra cosa importante è che sicuramente in un paziente anziano o allergico ai cerotti il fatto che si rimuove per rivalutare il punto di pressione non crea assolutamente lesioni da rimozione. Abbiamo uno strato di schiuma con celle aperte in verticale, quindi ci permette di gestire l'essudato, il vapore acqueo, l'umidità verso l'alto, e questo strato è un strato di celle chiuse, quindi assorbe quello che viene trasmesso dal basso verso l'alto. L'assorbimento di questo strato ci permette una cosa molto interessante, che è quella di distribuire su tutta l'area della lesione. Quindi se la lesione è qui, possiamo davvero avere l'80% della lesione che è satura, perché questo ci fa ottimizzare al meglio l'uso della medicazione, perché distribuendo in un'area a più ampia della superficie stessa della lesione, uno, non rilascia la compressione, due, abbiamo la possibilità di avere dei tempi di cambio assolutamente più ampi. E quindi un costo opportunità e un costo beneficio non da poco. Questa medicazione, il quarto strato, è uno strato dove se c'è un essudato importante c'è la possibilità di supportare l'assorbimento in orizzontale, e questo è quello che ci permette di visionare dall'esterno, dal film, quanto è satura. Quando vediamo che muta colore perché è satura per l'80% della medicazione, vuol dire che la medicazione è da cambiare.
e questa ci permette di non aver fatto macerare niente. Il film esterno è molto importante, c'è una difficoltà a pensare che le medicazioni sono semiocclusive, sono occlusive, sono qua, sono là. Sono medicazioni dove il film esterno è assolutamente traspirante, con MVTR assolutamente fisiologici, ma sono da barriera. Quindi riduce le fosse d'attrito rispetto al piano dove il paziente si muove ed è una barriera sia per la batterica che per tutti quelli che sono i microrganismi. Io mi permetto di farvi un filmatino, così io sto zitta e voi vi riposate le orecchie, e che la sintetizza tutta questa cosa. Guardate, questo è l'errore che facciamo più comunemente. Se noi abbiamo dei letti che ci possono permettere di sollevare la parte del ginocchio, sarebbe importante farlo prima di sollevare la testiera, perché evitiamo questo danno. Si è bloccato. Perché si blocca, porca miseria? No, io adesso programmo la Ecco l'assorbimento dal basso verso l'alto. Quindi facciamo sintesi dicendo che per gestire i carichi tissutali e per venire a curare le ulcere da pressione del tallone dobbiamo assicurarci che i talloni siano liberi dalla superficie. Non c'è nessuna superficie antidecubito che possa assolutamente prevenire o alleggerire i picchi di pressione. L'unica situazione è utilizzare i dispositivi per la sospensione del tallone. Il ginocchio deve essere flesso perché l'arteria deve affluire a livello proprio anche periferico, evitare di esercitare pressione anche sotto il tendine di Achille, quindi lasciamo perdere i sacchi di sabbia, tutte quelle robe tradizionalmente ormai assolutamente obsolete, anzi dannose, utilizzare anche all'inizio solo un cuscino di schiuma sotto tutta la lunghezza del polpaccio per elevare i talloni, oppure si possono usare dei posizionatori un po' più raffinati. Allora,
credo che noi siamo in ritardo e quindi essendo in ritardo io salto tutta una serie di cose e vi dico che le funzioni di una medicazione avanzata sono queste. Manteniamo l'ambiente umido. Per medicazione avanzata non intendiamo nemmeno la medicazione, ma intendiamo un sistema di trattamento. Quindi manteniamo l'ambiente umido, controlliamo il sudato, sia traspirante, possa favorire l'isolamento e la stabilità termica, che la stabilità termica è quella che ci permette di assolutamente di facilitare la mitosi cellulare per la riparazione. Proteggere dalle contaminazioni e poi una rimozione traumatica. In più, questo è l'aspetto importante del fatto che è un valore, un investimento, una medicazione avanzata, perché deve essere conformabile, adeguata a quello che è lo scopo, deve avere un buon rapporto costo-beneficio, nel senso che funziona, è inutile che prendiamo le prime medicazioni che capitano. Quando poi non è un investimento, ma il costo è proprio legato a quello. Un investimento e un valore è sempre legato agli esiti e al benessere del paziente, al fatto di prevenire una serie di situazioni che possono, ad esempio, essere: il paziente diventa invalido, abbiamo proprio bisogno magari di una scarpa speciale, un paziente magari che ha avuto una lesione da pressione importante. Ecco, questo l'ho voluta mettere apposta perché andiamo a sfatare i falsi miti. L'ambiente umido non predispone o facilita l'insorgenza delle infezioni, ma anzi favorisce la migrazione e l'attività dei neutrofili, quindi migliora la difesa dell'ospite, perché facilita anche la migrazione dei fattori di crescita. Una lesione secca è una lesione non protetta, e una lesione non protetta vuol dire che può essere assolutamente colonizzata dai pazienti, dai batteri. Non confondiamo la lesione da pressione con le lesioni da vasculopatia, che ovviamente può esitare in gangrena. Quando c'è un vasculopatico arteriopatico grave, a questo punto si fa una medicazione a secco proprio perché deve essere demarcata la zona, proprio per evitare la gangrena. Le medicazioni veramente occlusive, ve lo dico subito, sono le GARDs grasse e non sono medicazioni. Allora, io questa tanto è messa a disposizione, visto che siamo abbastanza. Con i tempi siamo abbastanza stretti, sì, siamo strettissimi. Questa io tanto la lasciamo a disposizione, chi vuole se la può scaricare. Ho fatto questa digressione per farvi comprendere davvero quali sono le cose che noi andiamo a vedere. Quando noi andiamo a vedere qual è la medicazione che devo scegliere, devo capirne l'appropriatezza. Uno, per proteggere i bordi e la cute prelesionale. Due, per capire l'assorbimento che ci dà. Terzo, se è primaria o secondaria, che quindi non posso mettere la garza e poi dopo ci metto sotto la schiuma a 5 strati, ho proprio annullato l'effetto della medicazione, o non posso mettere un'idrofibra perché è molto essudante e poi per risparmiare ci metto la garza. Ho peggiorato anche la questione di tutta una serie di cose. Allora, per il trattamento delle lesioni da pressione, questo è quello che voi non potete non avere nella vostra organizzazione. Questo è imprescindibile. Questi sono un valore per la presa in carico, per la sicurezza delle cure. Sono strumenti necessari per gli operatori che devono gestire questa tipologia di problematica e nella prevenzione e nel trattamento. Impariamo tutti, lo dico senza presunzione, a orientare la domanda rispetto allo scopo e al profilo di trattamento su alcune tipologie di pazienti. Sono prodotti che ci sono in commercio da 20 anni, da 15 anni, ma che possono coprire tutte le fasi delle lesioni, che è dalla prevenzione all'eventuale infezione della lesione. Se non ho più tempo, non vado avanti. Cosa vi posso dire? Gestiamo il time. Ogni situazione di questo genere va a inficiare il resto, cioè il tempio del time, cioè gestire il tessuto, la carica batterica, il tipo di essudato e la quantità di essudato e il margine della lesione, il tempio non sta su. Ci abbiamo aggiunto con le nuove evidenze anche la detersione, perché il fatto di far respirare una lesione, rimuovere la quantità di batteri dal punto di vista meccanico e fare una detersione anche dai detriti e idratare la lesione è assolutamente una cosa importante che regge poi tutto il resto del sistema. Ora,
Noi, se non abbiamo più tempo, questo ve lo lascio, mi sono permessa di definire attraverso il time tutto quello che è il discorso delle medicazioni adeguate rispetto alle fasi della lesione e soprattutto alla tipologia dei vari criteri di valutazione. Il tessuto, che tipo di tessuto, la qualità della colonizzazione, se è una contaminazione oppure è una medicazione biofilm una lesione biofilmata, una colonizzazione critica, come gestiamo l'essudato e quanto quello che ci fa gestire l'essudato ci preserva la cute e i bordi. Ricordatevi che i bordi sono quelli che ci danno la prognosi del wound healing, cioè della riparazione tissutale, perché è dai bordi che arrivano i fattori di crescita e quindi gli elementi di riparazione. Mi dispiace, ma sorvolo per il fatto che non abbiamo più tempo e vi dico solo questo, che l'impiego in combinazione è spesso necessario associare tipi di medicazione contemporaneamente, perché otteniamo dei risultati clinici importanti, adeguati a quello che è la fase del wound healing, a ridurre le complicanze e alla gestione anche nella prevenzione secondaria. Non, ricordiamoci che la prevenzione secondaria va fatta, quindi nella fase dove ci sono già le lesioni non possiamo prescindere da vera medicazione multistrato, con tutto il resto che va a gestire poi il fondo della lesione. Di tipo gestionale, sinergie e personalizzazione del percorso di trattamento, la riduzione degli accessi in ambulatorio oppure dell'ADI, perché aumentano i tempi di cambio e questa è un'opportunità economica dove io posso andare a ridurre i costi di cambio anche fino al 70%. E poi di opportunità, nel senso che noi possiamo davvero educare caregiver, sostenere l'assistenza domiciliare e ambulatoriale facendo il patto col paziente, cioè la compliance del paziente, il fatto di capire che la medicazione non va cambiata tutti i giorni perché se loro molte volte hanno paura. E poi una cosa che spero che possiamo fare con la mia società scientifica è quella dell'accessibilità, del rendere democratico e accessibile il fatto di poter avere medicazioni avanzate in tutti i setting di cura nella nostra bella Italia. Sicuramente. Sulle pressioni, sulle NPVT non vi dico niente perché siamo in ritardo. Questi sono i documenti che dovete andare a consultare. Sono interessanti, sono fatti molto bene e hanno la possibilità davvero di orientarvi anche come metodo. Questi sono tutti i documenti che ci sono, sono molto più avanzati rispetto ad altri e quindi io vi invito davvero a fare il patto con noi di proteggere le persone fragili. Cosa ci portiamo a casa? Consideriamo la prevenzione come elemento sentinella, che è per la sicurezza della persona ed è un indicatore di qualità per l'organizzazione delle cure. È prevedibile e quindi è prevenibile. Basare il proprio operato sulle evidenze ed adottare nella propria pratica clinica strumenti validati. No, a me sembra, non mi piace, mi è sembrato, a me mi trovo meglio con quello. Cioè, quello facciamo a casa con i vestiti, le scarpe. Ma qui è importante che noi riusciamo a avere un linguaggio comune, strumenti condivisi, in modo tale da ridurre al massimo la discrezionalità personale. Terzo, documentarlo il fenomeno LDD, perché solo attraverso un monitoraggio importante e il coinvolgimento multidisciplinare dal fisiatra al farmacista, al provveditore, ai chirurghi, ai nutrizionisti, possiamo davvero andare a definire il budget che ci serve per proteggere i cittadini più fragili. L'incidenza, la prevalenza, i percorsi di trattamento sono questi. Le lesioni da pressione sono un affare purtroppo infermieristico. Facciamo qualcosa per loro. E con questo vi ringrazio. E vediamo dove dobbiamo andare per andare dove dobbiamo andare. Grazie davvero di cuore. Bene, grazie ad Agata, perché ha dovuto correre un pochino per il tempo che le ho lasciato e le ho rubato. Velocemente vorrei solo prendere spunto da alcuni suggerimenti, da alcune domande, anche perché è giusto fare questo, rispondere a chi ci chiede. Beh, io inizio con il ringraziare la dottoressa Toscanella che giustamente ci ha fatto delle piccole osservazioni, credo.
puntuali e precise nell'ottica proprio del agire in modo sinergico. Ci sottolinea e ci dice che dello scorso anno sono cambiate un attimino anche le linee per cui si va a valutare un piede diabetico a rischio, soprattutto a rischio tenendo conto anche di un'altra comorbidità che può essere quella della nefropatia. Ecco, dice che ovviamente ci è importante dal punto di vista della valutazione, è stato abbandonato un po' il discorso come abbiamo anche sostenuto e come è stato sostenuto dall'affermazione, la valutazione della BPI, e certamente oggi abbiamo una nuova classificazione che è la WiFi, dove ovviamente l'ossimetria trova ulteriormente la sua conferma di utilizzo. Ecco, e ovviamente grazie di averci sottolineato anche questo aspetto legato oltre alla nuova classificazione, alla nuova valutazione del piede diabetico, ma soprattutto un ulteriore spunto di assessment che è quello della nefropatia e dell'anemia legata ai nefropatici che possono in qualche modo andare ad inficiare. E, oltre che ad essere sottovalutata, l'aspetto anche della guarigione. Veniva richiesto se è sempre, cioè non è mai scusate, se, che non è mai raccomandato allora l'aspirazione della flettene sierosa non ematica. Ma allora ci sono degli ambiti entro i quali questa è prevista. È prevista perché è importante evitare quello che può essere una infiammazione, poi infezione del liquido contenuto nella sacca di flettenica o vescicola, però ecco, non abbiamo detto che non deve essere, però ecco, quello che è importante è valutare sempre. Come ho sottolineato, ciò che noi possiamo fare in termini di prevenzione, cioè non è detto che, soprattutto se ci riferiamo ovviamente all'ulcera da pressione del tallone, laddove io sono in presenza comunque di una flettene che è sierosa ematica, se io metto ho le condizioni ideali per poter mettere in scarico quel tallone e favorire un processo di riassorbimento, nella misura in cui questo riassorbimento sia però effettivo. Cioè, è ovvio che se ho una flettene che ha una raccolta importante anche in termini di quantitativo di liquido, eccetera, non sono sicuro di riuscire a favorire il suo riassorbimento. Però, allora, non suggerirei alla collega appunto che ha posto la domanda. Va valutato ovviamente di caso in caso. Sappiamo benissimo che ci sono alcune situazioni, come ad esempio situazioni acute che provocano bolle sierose, prevalentemente o sieroematiche, nelle quali è prevista lo svuotamento della vescicola o della flettene. In altri è importante invece ragionare, e credo sia importante sentire anche il parere, credo, di Agata, perché vuole a questo proposito dirci qualcosa anche lei. Allora, lo spartiacque è sicuramente se è emorragica o sieroematica o se è trasparente. Nel senso che se ha è un flittene e c'è lo scollamento tra il derme e l'epidermide, e quindi c'è se vogliamo, un trasudato. Quello è un esudato assolutamente tranquillo che se non impedisce la medicazione perché non è estesa, non è troppo importante, si può assolutamente lasciare, ma mettere il tallone in scarico e mettere una medicazione a 5 strati e automaticamente si assorbe, ovvero funziona come una medicazione avanzata low cost perché è chiusa. Se invece è sezionata, se è screpolata oppure se è sieroematica, noi abbiamo sempre lavorato rispetto all'aspirazione perché può diventare un terreno di coltura e poi idratare la zona e rimettere una medicazione a 5 strati. Per
Le bullose, non confondiamole con le malattie bullose. Nelle malattie bullose quello che è importante è che vada veramente asportata la cupola tagliata, perché lì ci sono gli immunocomplessi all'interno dell'essudato. Ma non è questo il caso. Quando vi dicevo, ricordiamoci qual è l'esigenza dell'eziologia, andiamo su quello. La lesione, se c'è un attrito superficiale tra cute, tra derma ed epidermide, si forma un flittene. Quindi vuol dire che non abbiamo protetto abbastanza, non abbiamo sospeso il tallone e che non abbiamo usato la medicazione adeguata, perché se la usiamo il flittene non viene e se viene abbiamo la possibilità davvero di gestirlo secondo i parametri che vi ho detto. Finito. Diamo la parola magari a Laura che voleva chiudere. C'era un'ulteriore domanda sui dispositivi e tecnologie a bassa frizione, ma eventualmente cercheremo di rispondere per iscritto, anche perché magari qualche cosa in più possiamo dare in termini di consiglio. Prego, Laura, grazie. Ok, bene. Io, siccome stiamo nei tempi, anche rispetto a coloro che magari per impegni si sono dovuti scollegare, ringrazio e rinnovo i miei ringraziamenti a tutti coloro che sono collegati, a Tino e ad Agata, in particolare Agata, degli assist che ha dato verso la fine. Il tempo del time mi sembra una cosa molto interessante e molto curiosa, per poter anche fare dei ragionamenti anche dal punto di vista didattico. Ecco. Credo che anche una serie di tematiche possano essere invece trovate altre occasioni per approfondirle e così condividere con i colleghi che sono in linea anche su alcuni quesiti, come per quello che riguarda alcune raccomandazioni debolmente raccomandate dal panel degli esperti, che sono quelle che molto spesso in realtà come questa della flittena probabilmente crea ancora delle diversità di opinione, quindi come sempre una consensus e comunque anche una linea guida quando ha queste raccomandazioni date in questo modo necessitano di essere implementate. Quindi questo è anche il lavoro con AISLEC, i soci, chi ha voglia di esserci e di collaborare con noi e di poter anche proporre l'implementazione e le attività. Volevo anche ricordare, così che all'inizio forse anche dettata dall'emozione del primo webinar, il gruppo che ha lavorato, che ha dato avvio al progetto, ovviamente anche era uno degli obiettivi, no? Questa cosa dell'implementazione, che è una delle cose molto più difficili da realizzare in tutti i campi, per tutti i documenti anche formali che esistono quando si tratta delle evidenze, e soprattutto ringraziare anche tutto il gruppo di lavoro delle persone, dei professionisti che hanno collaborato e in particolare l'idea che di questo progetto che è il dottor Massimo Rivolo che ha dato quest'idea ad AISLEC, che AISLEC ha accolto e ha realizzato e quindi a tutti i clinici ma anche a tutti i metodologi che ci hanno supportato per la realizzazione. Per quello che riguarda invece l'attività, come diceva Agata, di esserci nella prevenzione e nella gestione corretta dei pazienti, piuttosto che di poter lavorare come società scientifica, come associazione rispetto a quelle attività istituzionali verso diciamo, divulgare e a cercare di rendere possibile quella che è l'accessibilità a tutti gli utenti e anche un'equanimità in base alle risorse, in base alle tipologie e ai contesti che ci possono essere. Questa è un'altra mission di AISLEC, che è un obiettivo che come consiglio direttivo da anni, dai precedenti fino a questo, ci poniamo. Quindi questo è anche un'idea di quello anche nel webinar prossimo che sarà sui modelli organizzativi dell'ADI, un po' anche per dare una fotografia di quello che effettivamente in questo momento c'è e i nostri pazienti hanno. Quindi io rinnovo i ringraziamenti, ringrazio anche chi ci ha supportato nella realizzazione di questo webinar e del prossimo, Mölleke, e quindi do l'appuntamento al 19 di ottobre per il prossimo webinar e poi a tutte le idee, a tutti i progetti, a tutte le iniziative o quesiti che possono esserci, inviateci. Le domande che sono state scritte oggi verranno inviate le risposte via mail e potremo anche fare delle risposte da sistemare sul sito. Sono ancora emozionata, non mi sono ancora così abituata. Quindi ringrazio tutti e auguro a tutti buona serata.